Adesso la parola a Beatrice Fernandez, che vi illustrerà come è nato il logo di questo percorso in alternanza scuola-lavoro. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sarò brevissima perché ho fatto questa presentazione in macchina con mio figlio oggi, lo dicevo agli altri studenti, mi ha detto, cioè qui non reggono più di un minuto, quindi sarò brevissima, vi faccio una spiegazione perché, grazie a mio figlio, il logo è stato pensato, un logo per l'alternanza, perché sarebbe stato utile individuare, con dei riferimenti grafici quello che in effetti gli attori di questa esperienza vogliono fare. La scuola, quindi ho rappresentato la scuola come un edificio rosso, con il rosso che è il colore delle critici, l'edificio. Come non si sente? Sì, adesso sì, adesso sì. Allora, ho rappresentato l'edificio rosso che è l'ISPRA, cioè l'ente che viene ospita gli studenti, con il colore rosso perché rappresenta un po' la criticità del lavoro, è un punto interrogativo per voi. L'edificio verde che è la scuola, perché è un punto di partenza, voi siete studenti in erba, quindi ancora vi dovete formare. E poi il logo, insieme di questi due, con le frecce del flusso, che siete voi, proprio voi studenti, e che confluite in questa realtà. Vi lascio tra voi le conseguenze, sicuramente sapete che è molto importante interagire con queste realtà per avere un'informazione e una formazione più ampia. L'ISPRA ovviamente ha proposto 9 proposte su Roma e 2 sulla Sicilia, con vari temi ambientali di interesse attuali, quindi il mare, i report ambientali, il rumore, l'elettrosmog, l'EMAS, gli applicativi GIS, l'ambiente urbano, la comunicazione ambientale e infine anche l'informatica aziendale. Come rendere questa cosa appetibile anche per chi è l'editore o quelli che vogliono comunque andare a trovarsi queste vie di informazione attraverso il web, facendo una tastiera interattiva dove proporre e mettere queste proposte. Ogni tasto infatti era interattivo e poteva accedere a un'altra scheda, una scheda, un documento PDF dove ci sarebbero state tutte le informazioni possibili dei progetti. È stato fatto anche un video che vi faccio vedere. Aspettate un attimo. Sì. Sono state fatte anche delle animazioni in collaborazione con i miei colleghi Daniele Antonietti e Fabrizio Felici, per un viaggio virtuale attraverso gli uffici ISPRA, così da potervi anche ai vostri insegnanti per vedere dove avreste fatto queste esperienze. Ce ne sta una per ogni progetto e le abbiamo messe appunto sul sito. Adesso faccio così non vi... la presentazione, finisco. Queste erano le schede invece dei progetti che noi abbiamo cercato di rendere un po' accattivanti con dei colori in base anche al tema ambientale, e dove abbiamo spiegato la descrizione e le ore dedicate, la struttura e la finalità del progetto. Ne abbiamo fatti anche 2 per la nostra Sicilia, che è molto sensibile ai temi dei cambiamenti climatici nelle acque e quindi alle specie aliene che vengono a formarsi, e anche a un tema molto attuale che è l'inquinamento da plastica, dove se ne parla tantissimo in questi giorni. Quindi sono state attivati anche questi 2 progetti e abbiamo usato il simbolo proprio della regione Sicilia. Un mito, un mostro, il Gorgone, no? Ecco, qui è finita. Io vi faccio i migliori auguri per il vostro futuro, spero che anche attraverso queste cose, anche questi segnali intuitivi, anche creativi, possiate avvicinarvi al mondo del lavoro, perché
sì, siate affamati, ma io direi di più. Grazie a tutti.